solo che ho avuto una piccola, non ho fatto niente, io sono innocente, sono un ragazzo tranquillo, sono andato in mercoledì particolare, mercoledì recente, giovedì giugno, una della stanza del fumo, poi si è stato tutto il mondo, mi sono bene, mi piace mangiare, e ci mangiare in modo sbisurato, senza freno, il mio rapporto col cibo è naturale, sogno quindi ultimamente di mangiare. Quando mi sveglio di notte, mangio col vomito. Mangiare per avere una malattia compulsiva. Mi sembrerebbe che il rapporto compulsivo che ha con il cibo, che lo abbia anche con le droghe e le stupefacenti. Quando esce il cibo, mangio? Dove lo compra? A chi lo vende? Quanto ne fuma con i suoi compagni? Mi risponde. Vede il commissario. Si possono anche fumare. Ma io non riesco a fare male neanche a molto, è solo a me stesso che faccio male. Ah, ecco, un altro che accusa il sistema di essere in grado di proteggere i giovani. Non è così. Siete voi che siete ammoniti. Accusate sempre gli altri e non siete in grado di assumere le vostre responsabilità. Sì, forse è colpa nostra se non siamo riusciti a pagare il sistema di guarentia. È colpa nostra se c'è la fame nel mondo. È colpa nostra se c'è il superpopolamento della terra. È nostro, Carlo! Io cammino tutto il giorno nella derivazione umana. L'uomo è in sé il male che non riesce a distruggere e a schiacciare. E voi giovani, vi nutrite di questa depravazione. Non avete più valore, non andate in chiesa, distruggete il vostro corpo, il vostro spirito e fate sì che il male aumenti. Sì, certo, questo lo dice lei. Vi tratta un milione di comodi appartamenti, la parte più verde, la parte più bella della città. Ma vi abita nella periferia, isolato. Nessuno che c'è tutti, senza ospedali, senza scuole, senza vita sociale. Questa non è vita, ogni giorno ci alziamo dal letto per cercare la felicità. Per noi la felicità è la ricerca di un giorno perfetto che ce la faccia salutare. E per raggiungerla facciamo tutto, qualunque cosa sia possibile. Mentre voi costruite la vostra società incentrata sull'egoismo individuale. Voi chiamate l'intervazione ciò che noi facciamo, ma noi non abbiamo alternative.